Beh, innanzitutto, buongiorno. Oggi si parte, quindi mi aiutate a preparare le valigie e andiamo via qualche giorno per il weekend, il ponte. Qui c'è il mio pigiama e poi il mio completo per fare un po' di allenamento. Questi sono i pantaloncini e la canottiera. Poi alla fine magari non li userò neanche perché tanto non avrò voglia. E questi qua sono i leggings, nel caso facesse freddo, insomma, non metto gli shorts ma metto direttamente i leggings. Poi, no, la lasciamo qua. E sì, continuiamo. Qui mi sono portata dietro dei pantaloni per la sera. Sono in velluto con una fascia argentata, a fianco. Da abbinare ho pensato a questa canotta nera che poi alla fine si abbina anche con il completo che avete visto prima, leggings e shorts. E sì, boh, sta bene con tutto anche questa. Poi ho pensato a degli abiti, uno è questo qui è rosa, con i fiori rossi, infatti la vado ad abbinare con questa cintura che si lega in vita. Sempre sperando che non faccia troppo freddo perché altrimenti sono fregata. E poi un altro abito, questo è bianco con i disegnini grigi e anche questo va bene con tutto alla fine. Ma voi come siete abituati a preparare le valigie? Portate via l'essenziale o tutto l'armadio. E poi ho pensato a questi jeans. Questi sono jeans strappati, questi anche vanno bene la sera o comunque se fa freddo. E la gonna in jeans nel caso invece facesse caldo. Entrambi li vado ad abbinare con questa t-shirt che è ricamata sui toni del rosa. Oppure con questa t-shirt bianca che ha l'unico dettaglio dietro, che sono dei bottoni colorati, questi qua molto molto carini. E si abbina con tutto, quindi va bene anche questa. Ecco qua, mettiamo anche questi. Oddio, è crollato tutto, sistemiamo di nuovo. Dio, che ansia preparare le valigie, ho sempre paura di dimenticare qualcosa. Poi, ho preso questo maglioncino leggero in cotone bianco che si abbina con praticamente tutto quello che ho messo in valigia. Qui se volete ve li mostro indossati. E questo golfino che è di un rosa chiaro, molto chiaro, con i bordi neri. Poi due costumi, uno rosso e uno bianco e nero, più uno che ho già su, che vabbè, non ve lo faccio vedere, ma è color carne.
Questo foulard rosso che probabilmente non metterò mai, ma intanto me lo porto dietro. La giacca in pelle bianca e anche questa va bene con tutto. E poi come borsa ho scelto questa qui che ho realizzato l'anno scorso e trovate il video tutorial nel canale, e poi questa classica rossa. Le scarpe, queste per fare l'allenamento, e poi le ballerine, queste ballerine rosse e bianche che si abbinano insomma con quello che avete visto. Vediamo cosa ho dimenticato. No, penso niente, no, forse, boh, intanto chiudiamo. No. Ah, ecco, adesso mi è venuto in mente. Ho già messo in valigia anche gli occhiali, non ve li ho mostrati, sono questi, classici. E poi, vabbè, mettiamo via le scarpe intanto, metto via queste e le ballerine rosse. Le altre le metto su, quindi restano là. E poi non mi viene in mente che cosa devo prendere ancora. Ah, sì, aspetta. Il computer e la memory card, questo mi serve per editare i video mentre sono via, sempre che io riesca a farlo. Almeno l'intenzione ce l'ho. Cioè, il mio scassatissimo computer ormai è da battaglia. Il caricabatterie. Questa qua. Ok. Un'altra cosa mi sono dimenticata all'intimo, che non vi mostro, tanto uguale anche al vostro. Poi, ah, l'agenda e i cavi del tablet, del telefono e gli auricolari. E poi anche la mascherina. Buono, tanto, boh, chiudiamo, dai. Se mi viene in mente altro dopo. Il beauty, mi stavo dimenticando il beauty. Ok, allora mi metto qua vicino così mi vedete meglio. Allora, protezione solare per le labbra più protezione per il corpo 30-50, gel d'aloe e crema dopo sole. Poi il mio set di pennelli, questo è di Kiko, l'avrete visto mille mille volte, è sempre lo stesso, ormai scassatissimo, che ha dentro praticamente tutti i pennelli che mi servono, in più ha la custodia così non mi scappano. Correttore e crema contorno occhi, poi cipria, matita nera, mascara e matita per le sopracciglia. Una palettina occhi neutra e due lucide labbra di Essence. E poi il cotton fioc è uno struccante fai da te, sempre lo stesso. E poi, boh, credo di aver finito, ma mi sa, boh, vabbè, vediamo, casomai continuiamo dopo. Scrivetemi sotto se secondo voi ho dimenticato qualcosa, perché di sicuro ho dimenticato qualcosa. Poi, dentifricio, spazzolino da denti, igienizzante e sono già in camper. La... Ah,
Ah, ho dimenticato il profumo. E poi anche il tablet e due mollette per i capelli, una grande e questa qua piccolina. Siamo partite. Destinazione Lignano San Leonora. I nodi pure campeggi che praticamente sono aperti oggi, quindi purtroppo possiamo uscire dalla regione. Per questo motivo stiamo facendo il giro del globo. Infatti di solito ci mettiamo 45 minuti al massimo per andare al mare, invece oggi ci metteremo il doppio del tempo, proprio perché l'ultimo pezzettino dell'autostrada che ci porterebbe al mare esce qui. 10 minuti appunto dalla regione per poi ritornare in Friuli e siccome non possiamo uscire dalla regione dobbiamo usare un'altra strada e vabbè, passeremo un po' più tempo qui dentro. Siamo arrivati. Città è ancora spoglia, sembra che non ci sia nessuno, ma non so se è per via dell'orario. Ed eccoci qua finalmente. Adesso io sono qua che sto facendo il giro che sono scesa a fare qualche ripresa. Preso la temperatura a tutti prima di farci entrare. Intanto mio marito sta finendo di fare le carte e io appunto vi mostro alcune immagini dell'entrata praticamente del campeggio. E niente, la situazione sembra. Oddio, che carine, che tartarughine, che belle. Oddio, ma quante sono? Che piccole, troppo carine, che belle. Beh, ok, comunque vi stavo dicendo, io sto cercando un posticino dove parlarvi un pochino. Nel frattempo vi spiego, prima di entrare abbiamo appunto dovuto tutti quanti farci prendere la temperatura e siamo tutti sotto il 37, insomma, quindi a posto. Abbiamo l'obbligo di tenere le solite misure di sicurezza anche all'interno del campeggio, quindi mascherina, gel igienizzante, eccetera, eccetera. E abbiamo dovuto firmare delle carte che certificano appunto che non siamo malati. E niente, la situazione per il momento è questa. Adesso cerco un posticino dove parlarvi con tranquillità. Comunque per il momento devo dire che è molto bello, molto tranquillo, molto verde. Mi piace. E niente, questo come vi dicevo prima è uno degli unici due campeggi aperti in regione, quindi uno è questo e un altro era un po' più lontano, ma abbiamo scelto questo perché aveva la piscina già aperta. Ed eccoci qui, siamo finalmente arrivati adesso, proprio da pochi minuti. Sì, sono molto contenta di essere di nuovo in giro con il camper. Ci sono regole diverse e nuove, quindi non so bene come sarà, insomma, la situazione, però confido, insomma, che vada tutto bene. Intanto posso già dirvi che c'è abbastanza gente, devo dire, che per essere fine maggio e per essere in un periodo così particolare, sono davvero rimasta stupita di quanta gente ci sia in giro. Ovviamente, ripeto, con le dovute cautele e con le dovute precauzioni, sia da parte nostra che insomma anche di tutti gli altri campeggiatori. Noi siamo appena arrivati. Non conosco questo campeggio, quindi insomma non so ancora se mi piacerà oppure no. Ma lo scopriremo domani, vi farò fare il tour del campeggio insieme a me, cioè lo farò io e voi lo farete insieme a me. Bon, poi per stasera si mangerà per asporto, quindi non cucino e dopo cena andiamo a farci un giro in centro perché si arriva proprio in pochissimi minuti con la bicicletta. E niente, per questo e per oggi è tutto. Io vi aspetto domani dove appunto andiamo insieme a fare il giro del campeggio.
ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Non sono capace a fare questa tipologia di video, infatti, come sapete, non ne faccio mai. E questo è il primo, quindi aspetto sotto nei commenti tutti i vostri consigli e aiuti per migliorarlo. E fatemi invece sapere se vi piacciono questi tipi di video e se vi interessano i tour dei vari campeggi o comunque se vi fa piacere venire in vacanza con me, perché comunque durante l'estate giriamo parecchio, ecco. L'anno scorso già ve l'avevo chiesto e mi avete risposto positivamente, insomma, solo che poi l'anno scorso non sono più riuscita a farli proprio perché un po' non avevo tempo e un po' non ero capace di farli e neanche adesso ancora, però ci provo. E quindi spero insomma che abbiate ancora la stessa idea. E niente, noi ci vediamo domani e andiamo a fare insieme il giro del campeggio. Con questo è tutto, a presto. Ciao!